Buongiorno dal Parlamento europeo di Bruxelles, Lorenzo Cesa, capogruppo dell'NCD UDC, quindi dei Popolari Europei, e a Brando Benifei, che invece è il Partito Democratico, quindi dei Socialisti Democratici Europei. Parliamo di Mediterraneo, una crisi infinita, l'ultimo episodio, quello della Tunisia. Lorenzo Cesa, dobbiamo cominciare a ragionare sugli errori del passato e pensare a qualcosa per il futuro. Bisogna prendere atto che è cambiato il mondo negli ultimi mesi e soprattutto nel Mediterraneo è cambiato tutto. Le primavere arabe in alcuni casi sono andate avanti positivamente per Tunisia, tranne poi vedere quello che è capitato, che proprio per contrastare lo sviluppo democratico di quel processo, che è uno dei pochi paesi dove stavano andando bene le cose, nel senso che c'era un assetto democratico che stava funzionando e stava rimettendo in ordine il paese, è successo quello che è successo, perché appunto ci sono delle frange islamiste che hanno fatto saltare, vogliono dimostrare al mondo che non vogliono quei modelli democratici. Il nostro dovere è supportare fortemente tutti questi paesi, perché il problema è oggi stabilizzare, il problema principale per noi, per l'Europa, per il mondo, stabilizzare, dare dei governi stabili ai paesi del Mediterraneo, a cominciare dalla Libia, dove c'è un 6 milioni di abitanti, 6 volte più grande dell'Italia, con delle complessità enormi, ma dove in questo momento ci sono due governi, uno ufficiale e l'altro non ufficiale. Allora che ha fatto l'Europa, che ha fatto l'Italia? Abbiamo dato una mano a Bernardino León in questa fase per fare in modo che le due fazioni si mettessero insieme in modo da creare un'entità statale riconosciuta da tutti che potesse essere aiutata a contrastare un fenomeno che per noi è di grande dimensione, ma che numericamente lì non è di grande dimensione, ma che sta causando danni in quel paese e all'intero mondo, ma soprattutto a noi europei. L'Europa sta facendo quanto serve oppure si deve cambiare qualcosa? Beh, sicuramente l'Europa sta facendo molto di più rispetto al passato. Nel momento in cui sono scoppiate le primavere arabe, indubbiamente l'Europa non ha fatto abbastanza, c'è stata un'assenza percepita, io parlandone anche con tanti giovani che erano stati protagonisti di quei cambiamenti in Egitto, in Tunisia, ho avuto tante occasioni da militante politico anche prima di essere parlamentare europeo e si sentivano abbandonati dall'Europa. Infatti arrivavano i cinesi, i paesi BRIC anche a investire, a sostenere una ripresa economica che era fondamentale dopo un cambiamento politico. L'Europa è stata un po' assente, era il periodo della Commissione Barroso. Ora con la nuova Commissione, per esempio, proprio in questi giorni Federica Mogherini ha riunito qua a Bruxelles molti sindaci e dirigenti della Libia insieme a Bernardino León. Ha annunciato che in tempi brevi si può intravedere finalmente parliamo di pochi giorni addirittura, un nuovo governo unitario, un processo comunque complicato ma che finalmente sembra arrivare a compimento. Ugualmente sulla Tunisia mi trovo d'accordo con il collega, è evidente che si è voluto colpire un esperimento riuscito di costruzione di una democrazia a partire da un cambiamento di regime. Giusto la stabilità, come diceva il collega, è importante anche sostenere le democrazie, il caso della Tunisia è veramente emblematico. E rispetto all'immigrazione che è stata citata, mi permetto di dire che davvero il Mediterraneo non è il confine dell'Italia, è un confine dell'Europa, e quindi costruire la solidarietà europea nella gestione del fenomeno dell'immigrazione è la chiave di tutto. Passi avanti dell'Europa, però la percezione è sempre di insicurezza. I fatti della Tunisia hanno provocato polemiche fortissime. Servono molte cose, una politica fatta attraverso l'intelligence, una politica fatta attraverso azioni diplomatiche che la Mogherini e i governi anche nazionali stanno aiutando molto rispetto a dei processi democratici che sono in atto, no? E attraverso azioni anche concrete, cioè ci sono situazioni di difficoltà che vivono questi paesi e vanno aiutati attraverso la politica di vicinato. Noi abbiamo risorse ingenti come Europa che utilizziamo la politica di vicinato sia nel Mediterraneo che nell'est, quindi dobbiamo fare molto di più lì per fermare anche il fenomeno poi dell'immigrazione e anche la percezione anche che dell'insicurezza, ma insomma sono state prese molte misure in Europa dai singoli paesi anche attraverso l'aiuto dell'Europa per garantire la sicurezza degli italiani e degli europei, si sta lavorando moltissimo attraverso appunto questo lavoro che si sta facendo. Sicurezza, cosa proponete voi invece del PD per la sicurezza degli italiani?
Beh, sicuramente il tema è costruire una cooperazione sempre più forte a livello di polizia, di intelligence, di contrasto al terrorismo. È qualcosa su cui questo governo sta lavorando, ci si è impegnato molto sia il ministro della giustizia Orlando sia il ministro Alfano per quello che riguarda l'Italia, e a livello europeo si sta procedendo anche con una spinta, devo dire, del nostro paese a rafforzare sempre di più un coordinamento che, di cui c'è bisogno proprio per evitare un rischio terrorismo che è reale, ma che non si risolve, come è stato detto, con gli slogan o con i proclami o andando magari in televisione a spaventare le persone, ma lavorando come noi facciamo qua quotidianamente al Parlamento europeo, per ora che abbiamo peraltro la competenza, perché dopo il Trattato di Lisbona noi parlamentari europei abbiamo una competenza insieme agli Stati membri per occuparci di questi temi, per tutelare i diritti dei cittadini da una parte e dall'altra parte le esigenze di sicurezza. Su questo noi ci stiamo impegnando per dotare sempre di più l'Unione Europea e gli Stati membri degli strumenti di cooperazione, di polizia e di controllo che sono fondamentali per prevenire gli incidenti. Come sono i rapporti con i colleghi europei? Ci sono state state polemiche su Mare Nostrum, su Frontex. L'Italia si sente ancora abbandonata dall'Europa? Ma no, perché vede, Mare Nostrum con Mare Nostrum abbiamo fatto un lavoro straordinario che solo gli italiani potevano fare. Però non è che abbiamo fermato il fenomeno chiudendo Mare Nostrum, adesso abbiamo l'operazione Tritone finanziata dall'Europa, ringraziando Dio e ringraziando anche il lavoro che noi abbiamo fatto qua di pressione sull'Europa. Abbiamo una missione europea che sta fronteggiando il fenomeno dell'immigrazione clandestina e anche dell'accoglienza, no? Attraverso fondi europei, ma non è che abbiamo fermato il fenomeno dell'immigrazione, anzi i numeri sono aumentati notevolmente rispetto all'operazione Mare Nostrum. Quindi, al di là degli slogan, qui c'è da fare azioni concrete su quei paesi attraverso la politica di vicinato, quindi abbiamo gli strumenti per farlo e limitare i danni, come diceva il collega, cercando di fare appunto un coordinamento. Un'Italia più forte in un'Europa più forte per affrontare questo problema. Sul fronte della sicurezza, l'abbiamo detto, la cooperazione fra Stati è fondamentale ed è qualcosa che si costruisce lavorando insieme. A me stupisce sentire ancora chi dice l'Italia farebbe bene a tornare in una forma di isolamento, di farebbe meglio da sola. Io non credo che l'Italia possa, per esempio, difendersi meglio dai grandi rischi del terrorismo lavorando da sola, isolandosi. Lo possiamo fare lavorando tutti insieme in Europa, un'Europa che è anche cambiata un po' nel suo approccio, un approccio secondo me più proattivo e più attento a risolvere i problemi con concretezza e meno rigidità rispetto al passato. Bene, il tempo è terminato, ringrazio i nostri ospiti, la linea di nuovo a Roma. Buongiorno.